Salve truppa, io come sempre sono Vlad, sparo e so cose. E oggi sparo e so cose sull'SVD Dragunov. Durante la Seconda Guerra Mondiale, i sovietici avevano essenzialmente due fucili da tiratore scelto, il vecchio Mosin e l'SVT-40. L'SVT-40 aveva problemi di precisione. Quasi tutte le armi che utilizzano un otturatore oscillante hanno problemi inerenti alla dispersione verticale, ma molti tiratori scelti lo preferivano comunque perché permetteva, in particolare sulle distanze ravvicinate, colpi in successione molto rapidi. Dopo la guerra, l'esercito sovietico intraprende un ampio programma di riarmamento delle proprie forze. Se avete visto il mio video sulla K-47, probabilmente già sapete di che si tratta, ovvero il rimpiazzamento di tutte le armi utilizzate dalla fanteria, la carabina, che diventa l'SKS-45, l'arma automatica, che dalla Papascha diventa la K-47, e la mitragliatrice leggera, che sarà l'RPD. Il programma per i tiratori scelti rimase un po' indietro. Nonostante le tante immagini che abbiamo di tiratori scelti famosi, sia uomini che donne, per i sovietici i tiratori scelti non erano così importanti. C'è qui un'importante distinzione da fare. Ci sono due tipi di tiratori scelti. Spesso, diciamo, i laici o chi non si intende molto dell'argomento li confonde. Ci sta innanzitutto il designated marksman, il tiratore scelto, e lo sniper, il cecchino propriamente detto. Qual è la differenza? Il primo, il DM, il Designated Marksman, opera all'interno di una squadra di fanteria, mentre il secondo opera più in infiltrazione, dietro le linee nemiche, lavorando spesso da solo, in coppia o in un gruppo di tre. Dallo sniper, dal cecchino propriamente detto, ci si aspetta capacità come camuffamento, tiro a lunghissima distanza. Il Designated Marksman no. Il Designated Marksman è una persona che sì è armata di un fucile con maggiore precisione rispetto alla squadra di fanteria, ma ci si aspetta che operi all'interno della squadra. Negli anni 50 la NATO adotta un nuovo fucile standard, che è il FAL, tranne gli Stati Uniti, questa è una storia per un altro giorno. Ma comunque, tutte queste armi standard utilizzano cartucce a piena potenza, il 7,62 NATO. Mentre i sovietici utilizzano quasi tutti una cartuccia intermedia, che anche se più vantaggiosa negli scontri ravvicinati, per due motivi, è più facile usarla in un tiro rapido e, secondo motivo, si può portare fisicamente più munizioni perché pesa di meno, i sovietici sentivano a svantaggio se lo scontro a fuoco dovesse avvenire a una distanza superiore ai 300 metri. E poteva succedere che nelle vaste pianure dell'Europa o magari dopo un bel bombardamento nucleare ci fossero spazi molto aperti. Quindi si sentiva il bisogno di dover dare alle squadre di fanteria un mezzo per essere più efficaci su distanze superiori ai 300 metri. Il Dragunov è questo e va capito in quest'ottica. Il Dragunov non è un fucile da cecchino, da sniper, ma è un fucile da designated marksman. Un tiratore scelto che opera all'interno di una squadra di normalissima fanteria. C'è chi dice che il Dragunov non è preciso abbastanza per essere un'arma da sniper, e ciò è solo una mezza verità. Come con ogni arma da fuoco, è un compromesso di varie necessità. Nel 57 viene emessa una richiesta da parte delle forze armate sovietiche per appunto un fucile da tiratore scelto. Ci sono essenzialmente tre modelli che vengono presentati, quello di Dragunov, quello di Konstantinov e quello di Simonov. Simonov essenzialmente progetta un SKS un po' più grande, siamo alla fine della carriera dell'ingegnere e il suo progetto non è dei migliori, essenzialmente segnerà la fine, la sua pensione ormai, dal lavoro di ingegnere delle armi da fuoco. I modelli di Konstantinov e Dragunov invece vanno avanti. I due all'inizio erano un po' rivali, ma pian piano diventano amici e addirittura si aiutano a vicenda nei progetti. In particolare, Dragunov riceve l'aiuto di Konstantinov nel progettare il caricatore. Mentre, d'altra parte, Dragunov, che non solo era un ingegnere, ma era anche un ottimo tiratore lui stesso, aiuta Konstantinov nella produzione delle canne. Dragunov, che è lui stesso un buon tiratore, progetta un'arma molto precisa. Alla fine il progetto di Dragunov è quello che verrà scelto. Le meccaniche sono molto simili alla K, quindi familiari sia alle truppe, sia per esempio agli armieri o chi deve riparare queste armi. Iniziano a sorgere, come sempre succede all'inizio della produzione di qualche arma, dei problemi. Ci sono delle cose che non piacciono e il problema principale in realtà sono le munizioni. Dragunov, per progettare la sua arma, utilizza munizioni commerciali per le gare, munizioni di altissima qualità e costose. L'esercito non vuole pagare per queste munizioni essenzialmente e quindi c'è il problema delle munizioni per il Dragunov.
quelle standard utilizzate praticamente nelle mitragliatrici, non sono abbastanza precise. Non solo, il passo di rigatura della canna, se non sapete che cos'è, vedetevi il mio video Guns 101, dove spiego questa cosa. Il passo della rigatura è progettato per funzionare correttamente con le munizioni da gara, che sono più pesanti di quelle standard dell'esercito. L'esercito progetta quindi una propria munizione, chiamata 7N1, che replica la balistica di quelle munizioni appunto da gara che Dragunov aveva utilizzato per progettare la sua arma. C'è un problema però, la rigatura della canna, questo passo molto lento di rigatura, funziona bene soltanto con quelle munizioni, mentre il tiratore scelto nel contesto di una squadra spesso si trova a dover utilizzare primo le munizioni che ci sono a disposizione, e secondo munizioni specializzate, come per esempio traccianti o munizioni perforanti. E la performance con questo tipo di munizioni, quelle mitragliatrici, traccianti eccetera, è pessima in questa rigatura della canna. Si deve fare una decisione quindi, o avere un ottimo e precisissimo fucile da tiratore scelto che però funziona soltanto con un tipo di munizione, o avere un decente fucile da tiratore scelto che però funziona con tutti i tipi di munizione. E nel 74 si giunge a questo cambio. Il passo della rigatura del Dragunov cambia. La rigatura diventa più veloce, ovvero fa girare più rapidamente il proiettile, ma in tal modo è sufficientemente preciso con ogni tipo di munizione. Non ci si aspetta grandissime precisioni, i fucili da cecchino, come dire, hanno una precisione di sotto un minuto d'angolo, spiegherò in un altro video tutti i concetti riguardanti la precisione e simili. Il Dragunov raggiunge essenzialmente 3 minuti d'angolo, quindi non è tanto preciso come un vero fucile da cecchino, ma non deve esserlo. Funziona in una squadra di fanteria, deve essere preciso dai 300 ai 600 metri, sufficientemente preciso. E sufficientemente preciso è, non ci vincerete mai nelle competizioni dove si spara a 1000 metri, dove ogni piccolo dettaglio conta. No, è un fucile da combattimento. Un'altra cosa che, per esempio, mostra che è stato progettato per essere utilizzato durante il combattimento, sulla canna ci sta l'attacco per la baionetta. Sì, perché se fai l'attacco sulla baionetta, il tiratore scelto che è parte della squadra deve poter partecipare. L'ottica invece viene progettata a parte, è la PSO1, qui la vedete con questo nastro adesivo rosso che è stato messo qui dal poligono essenzialmente per bloccare le regolazioni dell'ottica, perché persone inesperte, essenzialmente un sacco di gente inesperta che non ha mai sparato viene qui, vede questa figata e vuole usarla, spesso si mette a giocare, a sbattere queste cose e il fucile poi spara un po' a cazzo di cane, diremmo. E ciò ovviamente non va bene, quindi hanno bloccato. Porca la puttana. Hanno lasciato la porta aperta. Vi assicuro che la cosa più impressionante che succede alla gente quando viene a sparare per la prima volta è capire quanto numerose sono le armi. Io sto a 10 metri dalla linea di tiro essenzialmente e con la porta aperta mi sta facendo male l'orecchio, per dirvi, sono soltanto pistole. L'arma ha anche mire metalliche, ma vi assicuro che sono difficilissime da vedere. Mi dovrei avvicinare qua sotto per vedere correttamente le mire metalliche, quindi praticamente inutilizzabili. L'arma ovviamente ha tantissimo successo. Stereotipica costruzione sovietica, solido, abbastanza semplice, essenzialmente un'azione a K, tranne che per il pistone del gas che è a cosiddetta corsa corta, come sull'SVT-40, anziché a corsa lunga come nella K. Ora, vediamo da vicino bene di che cosa si tratta. Il Dragunov è un fucile da tiratore scelto semiautomatico, che si basa ampiamente sul sistema Kalashnikov. Ha un caricatore amovibile da 10 colpi, che è come nel Kalashnikov, è un tipo nose-in, rock-back. Dal lato sinistro vediamo bene la slitta per il montaggio dell'ottica, mentre dal lato destro abbiamo l'otturatore, la sicura e la leva di smontaggio. Ovviamente il grilletto qui sempre presente. Andando indietro abbiamo questo calcio che sembra un po' strano, ma in realtà è assai comodo da utilizzare. Qui possiamo attaccare il cinturone. Più avanti ci sono le mire metalliche regolabili, ma come vi ho detto sono quasi inutilizzabili se ci sono l'ottica. La presa del gas, la canna con sotto l'attacco per la baionetta. Smontarlo è assai facile ed è praticamente fatto come un Kalashnikov. Innanzitutto ci assicuriamo che la sicura sia disinserita, ovviamente ho già controllato che non ci sia una munizione dentro. Possiamo levare il caricatore. Dobbiamo armare
l'arma, in modo che il cane interno non interferisca con lo smontaggio. E poi possiamo ruotare di 180 gradi questa leva. Ruotata questa leva, la copertura posteriore se ne viene fuori. Possiamo quindi tirar fuori il porto otturatore con l'otturatore, che è praticamente identico a quello del Kalashnikov, è una versione un po' ingrandita soltanto. Nel porto otturatore vediamo la traccia che fa ruotare l'otturatore quando si va in posizione. Quello che aziona il porto otturatore è il pistone del gas che sbuca da qua. Questa ovviamente è la canna. All'interno possiamo vedere, fatemi trovare un buon angolo, il gruppo di scatto col martello qui. Per il resto la costruzione è di acciaio fresato, non stampato, perché deve essere un po' più solido e un po' più preciso nelle tolleranze, ma per il resto ricorda in tutto e per tutto una K. Come vedete anche lo smontaggio è facilissimo e per rimontarlo dobbiamo fare soltanto il processo inverso. Se solo avessi posizionato correttamente l'otturatore, deve stare avanti, posizione sbloccata, l'otturatore rientra. Possiamo reinserire la molla di recupero con la copertura. Una volta rimesso, semplicemente ruotiamo la leva di 180 gradi. E l'arma è di nuovo pronta a funzionare. Bene, penso che tutto, è ora di una bella prova a fuoco. Come sempre si inizia al caricare i caricatori. Beh, possiamo caricare l'arma e iniziare. Che dire, è molto piacevole l'utilizzo, molto meglio del Mosin banalmente, che ha la stessa munizione. Devo dire che l'ottica sta a 25 metri e balla da matti, quindi non so neanche bene dove ho colpito, perché veramente vedere qualcosa è impossibile. E utilizzare le mire metalliche, come vi ho già detto, è assai difficile. Grazie per aver visto questo video e ci vediamo alla prossima.